17 settembre 2011, prima marcia Occupy Wall Street. A New York, migliaia di persone manifestano nel cuore finanziario della città. Inizia Occupy Wall Street contro il potere sempre più forte e la sperequazione sociale sempre più grave. Il movimento si accampa a Zuccotti Park, una piazza che si trova ad appena 2 isolati dalla borsa e vi resta per molte settimane. Sull'onda della grave crisi economica e finanziaria che attraversa il pianeta, i manifestanti gridano ogni giorno i loro slogan contro le grandi corporation. La protesta collettiva di Occupy Wall Street, antigerarchica e senza leader, cattura per mesi l'attenzione dei media di tutto il mondo. Molti americani ne condividono le principali parole d'ordine. End war, tax the rich. Basta con le guerre, più tasse ai ricchi. Con le donazioni dei simpatizzanti, l'accampamento si organizza per durare a lungo. Sono coinvolte più generazioni e motivazioni differenti dal punto di vista sociale, culturale e ideologico. Noi siamo il 99%, scandiscono gli occupanti a Zuccotti Park, per denunciare la differenza tra l'1% dei cittadini multimiliardari e il resto della popolazione. Il 15 ottobre successivo, una giornata internazionale di mobilitazione vede il popolo cosiddetto degli indignati in piazza pacificamente in 800 città di 71 diversi paesi del mondo.